Buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo webinar di Beds and Clinics by Advanced. Se è la prima volta che ci seguite, non dimenticare di iscrivervi al nostro canale di YouTube e così vi terremo aggiornati sulle novità e sui prossimi webinar. Oggi ci accompagna Federico Fracassi, diplomato europeo in medicina interna veterinaria e specializzato in endocrinologia. Attualmente lui è responsabile dell'unità di medicina interna del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, oltre ad essere professore associato di medicina veterinaria nella stessa università e pure consulente del laboratorio veterinario La Vallonea. Buon pomeriggio, Federico. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te, ancora una volta a tutti voi vi ricordo che durante tutta l'emissione potete inviarci le vostre domande tramite la chat di YouTube e una volta finiamo la presentazione il dottore vi risponderà in diretta. Non esitate a condividere con noi i vostri dubbi. Oggi affronteremo le patologie endocrine legate al sovrappeso sia nei cani che nei gatti. Puoi dirci, Federico, qual è il motivo per cui hai scelto questa tematica oggi? Ma perché è un argomento estremamente attuale, sia l'obesità connessa a problemi endocrini, è una problematica frequente e il proprietario e il veterinario soprattutto si trovano a gestire cani e gatti diabetici con questa problematica e quindi ho pensato di parlare proprio di questo argomento. Allora, andiamo avanti, iniziamo con la prima domanda. Federico, quanto è comune l'obesità nei nostri cani e gatti? Ma l'obesità è sempre più frequente e oggi si parla addirittura di un'epidemia globale quasi di obesità. Sempre di più cani e gatti soffrono di questo problema e in alcuni studi si arriva addirittura a prevalenze di sovrappeso o obesità che arrivano a percentuali altissime. Qualcuno parla addirittura di oltre il 50%, ovviamente solo in selezionate aree, perché l'obesità non è comune o non è diffusa in tutto il mondo. Ovviamente in questa cartina dove vengono citati alcuni studi, vediamo come in alcune parti del mondo l'obesità anche negli animali sia più sentita. Vediamo Stati Uniti, Australia, alcune parti d'Europa e questo ha un forte parallelismo con quanto si vede anche nell'uomo. Spesso popolazioni che tendono all'obesità, soprattutto per stili di vita sbagliati, alimentazione sbagliata, hanno anche pet che tendono all'obesità e quindi direi che è un problema diffuso, decisamente molto 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 sentito. Quindi, quali sarebbero i fattori di rischio nello sviluppo di questa malattia, dell'obesità? I fattori di rischio possono essere tanti, alcuni conosciuti, altri non conosciuti. Fra l'altro volevo iniziare citando questo studio che probabilmente diversi veterinari ne hanno sentito parlare, anche proprietari, perché qualche anno fa in Inghilterra è stato pubblicato questo studio dove in questa razza che è il Labrador hanno identificato un gene che codifica per il beta MSH e la beta endorfina, il POMC, e che in pratica cosa fa? Predispone gli animali all'obesità, sia promuovendo la lipodeposizione, sia appunto le adiposità, ma anche l'interesse verso il cibo di questi animali. Questa mutazione è stata vista sia nei Labrador Retriever, soprattutto in questi, e è stata riscontrata anche nei Flatcoat Retriever, mentre non in altri animali. Però al di là delle basi genetiche che sono interessantissime e ovviamente si stanno studiando, ci sono tanti altri fattori di rischio che conosciamo piuttosto bene. Ovviamente noi sappiamo che l'obesità deriva da un'assunzione o dispendio di calore o un'assunzione eccessiva o un dispendio di calorie non sufficiente. Fattori di rischio che sicuramente conosciamo sono legati al pasto, quindi quanti pasti fa un animale, il fatto che assuma degli snack, il fatto che assuma resti da tavola, quindi l'abitudine dell'animale. La tipologia, ad esempio, che alimento mangia questo animale? Sono i proprietari che danno un po' di tutto, cosa che trovano al supermercato, altri proprietari che scelgono alimenti premium. In quel caso, solitamente sono anche un po' più attenti, magari a pesare l'alimento o a dare comunque un alimento qualitativamente migliore. Alcune razze sono più predisposte, Labrador, Cavenaer King Charles Spaniel, Beagle hanno una predisposizione all'obesità maggiore.
Il genere, la sterilizzazione, sappiamo che gli animali sterilizzati tendono facilmente a prendere peso, l'età, i cani di mezza età sono più predisposti all'obesità, aumento di peso, farmaci, soprattutto la somministrazione di progestinici, anticonvulsivanti, glucocorticoidi, tutti farmaci che tendenzialmente fanno aumentare l'appetito dell'animale e ovviamente oggi ci concentriamo su delle malattie. Ci sono delle malattie che predispongono all'aumento di peso e ci sono poi delle malattie nelle quali l'aumento di peso è un problema per il sistema endocrino. Quindi Federico, quali sarebbero le malattie endocrine legate o associate a questa obesità? Allora, esatto. Tanto per cominciare, io mi occupo di endocrinologia e quindi quando c'è un problema endocrino tantissimi o proprietari o veterinari mi chiedono una consulenza. Questa è una classica email che ricevo. Ciao Federico, ti chiedo un consiglio per un cane estremamente obeso che non manifesta altri sintomi. Sospetto quindi un problema endocrino. Diciamo che nell'immaginario di tutti, se un animale aumenta di peso ci deve essere qualche disturbo endocrino ormonale. Un po' anche nelle persone obese si pensa sempre a un disturbo endocrino ormonale. Beh, questo è vero, alcune endocrinopatie sono legate al sovrappeso, ma questa più o meno è la faccia che faccio io, perché purtroppo negli stati di obesità massima, quelli veramente con un BCS di 8 o 9 su 9, non è difficile trovare una disendocrinia sottostante. Ci sono degli aumenti di peso che sono legati appunto al management dell'animale, banalmente, alla tipologia di alimento assunto o alcuni fattori genetici che non conosciamo. Quindi è vero, ci sono le patologie endocrine, però stiamo attenti perché sono solo una delle componenti o una delle problematiche legate all'obesità. Se dovessi dire quali sono le patologie legate in qualche modo all'obesità, sono, allora, due malattie che determinano un aumento di peso sono senza dubbio l'ipotiroidismo e l'insulinoma. La sindrome di Cushing determina più che un'obesità una ridistribuzione del tessuto adiposo che tende ad accumularsi a livello addominale, quindi non è una vera e propria obesità, ma spesso i proprietari comunque portano il proprio animale con sindrome di Cushing perché è diventato grasso, vedono un aumento di volume dell'addome e l'animale è diventato grasso, però diciamo non è difficilmente classificabile come patologia legata all'obesità perché in realtà questa ridistribuzione del grasso a livello addominale comporta una mobilizzazione del grasso dalle altre parti del corpo. Quindi la sindrome di Cushing, diciamo, è borderline. E poi c'è il diabete mellito che in realtà non predispone all'obesità, ma i soggetti obesi hanno una cattiva gestione del diabete mellito. Quindi la connessione con il diabete mellito è questa. Ovviamente in questa relazione mi soffermerò soprattutto su queste due disendocrinie, il diabete mellito e l'ipotiroidismo, che sono quelle che hanno maggiori connessioni con l'obesità. Due parole, giusto due, sull'insulinoma. Spesso i cani con insulinoma vengono portati, oltre per la sintomatologia legata all'ipoglicemia, anche per aumento di peso. Ricordiamoci che l'insulina è un potentissimo ormone anabolico che promuove la lipodeposizione. Diciamo che l'insulinoma è uno dei pochi tumori, fra l'altro quasi sempre un tumore maligno, che promuove l'aumento di peso. Di solito i tumori determinano cachessia, perdita di peso. L'insulinoma, col fatto che produce questo ormone potentemente anabolico, determina un aumento di peso. Quindi Federico, ci hai già detto qualcosa del diabete mellito, ma se vuoi possiamo approfondire un po' di più. In che modo è connesso questa malattia con l'obesità? Allora, è connessa. Pensiamo solo all'incremento del diabete. Nell'uomo è una malattia in continuo aumento. Nell'uomo dobbiamo sapere che circa il 90% delle persone è affetta da diabete tipo 2, quindi legata a fattori ambientali, legata ad esempio a fattori legati all'obesità. E le persone obese sono più predisposte al diabete. E il fatto che l'obesità sia costantemente in aumento probabilmente è una delle principali cause del fatto che vediamo che il diabete è in costante aumento. Questo incremento lo stiamo notando anche nei gatti. Il gatto è quasi sempre colpito da un diabete tipo 2, a differenza del cane, dove c'è un diabete differente. E nel gatto, nel corso degli anni, alcuni studi che hanno valutato la prevalenza della malattia sembra essere in aumento. È una sorta di parallelismo con quanto associato nell'uomo.
Qual è la prevalenza oggi del diabete nel gatto? Alcuni studi dicono un gatto ogni 100, un gatto ogni 500. Probabilmente il dato più corretto è questo, deriva da questo grosso studio pubblicato in Inghilterra, dove dice che circa un gatto ogni 200 è colpito da diabete mellito. Perché c'è questa connessione con il diabete nel gatto? Perché il diabete nel gatto è legato soprattutto a due aspetti. Da un lato l'insulinoresistenza, dall'altro la disfunzione delle beta-cellule del pancreas. Cioè ci sono questi due fattori molto importanti. E soprattutto gli aspetti di insulinoresistenza sono sì legati a fattori genetici, ma soprattutto a fattori acquisiti. Quindi abbiamo l'inattività, i farmaci, l'iperglicemia stessa, ma l'obesità gioca un ruolo fondamentale nei problemi di insulinoresistenza. Poi il diabete nel gatto è molto molto complesso, c'è anche una disfunzione delle beta cellule legata all'amiloidosi, all'iperglicemia stessa, e possiamo avere una fase iniziale del diabete in cui abbiamo un aumento dell'insulina e una successiva seconda fase dove c'è un decremento nella produzione della stessa. E in pratica cosa sappiamo del diabete e obesità nel gatto? Sappiamo che l'obesità predispone fortemente al diabete. Ad esempio si è visto che soggetti obesi hanno un odds ratio di 3.9. Cosa vuol dire? Un odds ratio possiamo grossolanamente tradurlo in fattore di rischio, cioè un gatto obeso ha circa 4 volte maggiormente la probabilità di sviluppare diabete mellito rispetto a un gatto normopeso. E uno studio fatto su gatti normopeso ha visto che quando i gatti incrementano di un chilo il proprio peso corporeo, aumenta del circa il 30% l'insulinoresistenza. Quindi capiamo bene come in un gatto che stia prendendo peso sia molto probabile lo sviluppo di questa malattia. Tant'è che questa è veramente importante, e mentre un tempo si pensava che il tessuto adiposo fosse un tessuto, diciamo così, inerte, poco importante, una sorta di stoccaggio di trigliceridi e nient'altro, in realtà il tessuto adiposo è un vero organo in grado di produrre ad esempio citochine proinfiammatorie, il TNF-alfa. Si è visto in animali obesi che cala la adiponectina, calano i recettori per il glucosio di tipo 4, quindi l'aumento di peso, l'aumento di massa grassa determina una serie di problematiche estremamente importanti. Tant'è che se dobbiamo pensare a tra le varie strategie per il diabete mellito degli animali e del gatto, la strategia forse più importante è quella di cercare di fargli perdere peso, perché tanti studi si stanno concentrando su quali possano essere, ad esempio, dei fattori di rischio per lo sviluppo di diabete mellito, e spesso l'obesità, e si stanno cercando anche dei marker o degli aspetti che ci predicano quali gatti possono andare in remissione. Beh, uno degli elementi che sembra essere più forte come predittore di remissione è che se riusciamo a farli calare di peso, probabilmente riusciremo anche a mandare in remissione il diabete mellito. Un aspetto importante è che lo stato iperglicemico determina quella che viene chiamata la glucotossicità. Questo è importante, questo è uno schema di una beta cellula. Vedete, il glucosio stimola i recettori GLUT2, si creano una serie di modificazioni nella membrana della beta cellula con il rilascio di insulina. In pratica, quando il glucosio stimola il recettore, c'è la liberazione di insulina che fa sì che poi il glucosio entri dentro le cellule e venga utilizzato. Se abbiamo una iperglicemia persistente, come ad esempio in un animale obeso, ecco che vengono a rovinarsi, proprio a danneggiarsi i recettori per il glucosio, vengono meno tutte le vie metaboliche o le azioni biochimiche che servono alla liberazione di insulina, e c'è una carente liberazione di insulina. Questo è importante perché magari un soggetto obeso inizia a sviluppare iperglicemia, magari questa viene trascurata e facilmente si può passare da un diabete di tipo insulino non dipendente, potenzialmente reversibile, a un diabete mellito non reversibile. Questo è uno dei meccanismi importanti. L'altro meccanismo è legato all'amiloidosi, però questo, ad esempio, in questa è una fotografia che mostra sulla destra un'infusione continua di glucosio. Questi sono gatti da esperimento. Vedete come nella fotografia sulla destra le beta cellule del pancreas siano fortemente danneggiate. Quindi è importante, perché in questi animali non dobbiamo fare in modo che l'iperglicemia perduri.
Quindi adesso che sappiamo l'importanza che ha questa malattia, Federico, quali sono le strategie terapeutiche per il trattamento del diabete mellito? Allora, cerco di riassumere i punti essenziali. Di diabete mellito si può parlare per giorni e giorni perché è un argomento vastissimo. Cerco in poche slide di dare due spunti essenziali sull'aspetto terapeutico. Fondamentale è la diagnosi, ci sono degli esami assolutamente fondamentali alla diagnosi, esame un adeguato anamnesi, esame fisico, un esame biochimico meglio secondo le fruttosamine, soprattutto se abbiamo un gatto perché possiamo avere l'iperglicemia da stress. E un esame delle urine, idealmente anche con un batteriologico. Questo è l'essenziale per fare la diagnosi. Eventualmente, se riusciamo a includere anche un emocromo, un T4, un ecoaddome, se abbiamo un po' più di budget, questo non è male. E questo è l'essenziale per la diagnosi. Ma per quanto riguarda la gestione terapeutica, è fondamentale ricordarsi che noi dobbiamo riportare gli animali. Qui vediamo in questi due video sulla sinistra lo stesso gatto plantigrado, era un gatto che non veniva gestito, era già in terapia per il diabete, ma il diabete non era gestito in modo appropriato. E sulla destra è lo stesso gatto a casa dopo un po' di tempo, dopo aver impostato un'adeguata terapia insulinica, dietetica, e quindi uno dei principali obiettivi della terapia è quello di far regredire la sintomatologia clinica. Se dovessi riassumere quali sono gli aspetti in assoluto più importanti per la gestione terapeutica del diabete, beh, al primo posto metterei la comunicazione con il proprietario. Questo vale per qualsiasi malattia, però per il diabete è ancora più importante. Stanno uscendo diversi studi scientifici che sottolineano quanto sia importante spendere del tempo. Quando diagnostichiamo il diabete in un cane, in un gatto, non dobbiamo dedicare 10-15 minuti a discutere con il proprietario, ma almeno un'ora e anche di più la volta successiva. E perché dobbiamo metterci nei panni di un proprietario, ad esempio di un gatto diabetico? Hanno fatto degli studi dove hanno cercato di vedere quali fossero le problematiche maggiori legate ad avere un gatto diabetico. I proprietari hanno ansia di non possono lasciarlo con altre persone, ad amici o parenti. Alcuni sono ossessionati da un voler maggior controllo del diabete. Alcuni sono preoccupati in generale perché il loro gatto è malato e ha il diabete. Alcuni hanno paura dell'ipoglicemia, altri sono preoccupati perché l'animale cambierà la loro vita sociale e lavorativa, alcuni sono preoccupati per i costi. Beh, nel momento in cui si decide in che modo affrontare da un punto di vista terapeutico questa patologia, tutte queste preoccupazioni dei proprietari vanno considerate. È fondamentale parlare con il proprietario e capire che cosa voglia. Ad esempio, un proprietario che vuole un maggior controllo del diabete, beh, useremo dei metodi di monitoraggio più sofisticati, tipo il monitoraggio continuo del glucosio. Un proprietario preoccupato dall'ipoglicemia, cercheremo di mantenere dei livelli glicemici un po' più alti per evitare l'ipoglicemia. Un proprietario preoccupato per la vita sociale o lavorativa, cercheremo magari un protocollo un pochino meno intensivo. Ricordiamoci che per la gestione del diabete, sia del cane che del gatto, ci sono delle linee guida. Ci sono per il gatto, queste sono pubblicate sul Journal of Feline Medicine Surgery. Sull'alimentazione, adesso mi soffermo un po' sull'alimentazione del gatto, perché preferisco parlare di gatto quando parliamo di obesità, perché la connessione obesità-diabete è importante nel gatto. Beh, soprattutto se abbiamo un gatto sovrappeso, l'ottimizzazione del body condition score è fondamentale. Se dobbiamo far calare di peso un animale, tra le due l'alimentazione umida sembra essere meglio. Sicuramente non dobbiamo scegliere l'alimentazione secca ad libitum. Sicuramente non riusciamo a far calare di peso un gatto lasciando le crocchette a disposizione. E nel diabete, ovviamente, una delle componenti importanti è cercare di dare un'alimentazione a basso tenore di carboidrati, perché chiaramente il gatto ha il diabete e già il gatto già per sé è un carnivoro stretto. Ancora di più dobbiamo ridurre la quota di carboidrati in modo importante. Su quanto frequentemente dobbiamo dare i pasti al gatto non c'è un consenso univoco, probabilmente il gatto è libero, può essere libero di mangiare più pasti al giorno. L'importante è appunto non pasti ad libitum. Sulla terapia insulinica vi riporto quelle che sono le guidelines internazionali. Ci sono tante insuline. Il panel, le linee guida internazionali raccomandano, come nel gatto, come insulina di prima scelta, l'utilizzo di insuline a lunga durata, come ad esempio la glargine, la Detemir
o la Prozinc, la PZI, perché sono insuline ultralente che devono essere somministrate 2 volte al giorno. In realtà, per vari motivi si possono usare anche l'insulina, si può usare anche l'insulina veterinaria, che però in alcuni gatti può avere una durata d'azione un pochino breve, però comunque anche l'insulina veterinaria comunque funziona piuttosto bene. Un commento giusto sulle siringhe, perché se usiamo un'insulina veterinaria come il CanInsulin o il Prozinc purtroppo non è stato commercializzato in Italia, dobbiamo utilizzare le siringhe da 40 unità per millilitro, perché queste sono insuline più diluite, mentre quasi tutte le insuline umane sono più concentrate, quindi se in un gatto somministriamo Lantus o Levemir come insulina, dobbiamo usare delle siringhe apposite, che sono quelle da 100 unità per millilitro. Io consiglio sempre di solito le siringhe da 0,3 ml, 30 unità, perché si riesce bene a dosare anche la mezza unità. Le dosi di partenza nel gatto, possiamo dire 0,25-0,5 unità chilo ogni 12 ore, non superando le 2 unità a somministrazione come dose di partenza. Io solitamente preferisco usare basarmi su una unità o unità e mezzo gatto ogni 12 ore. Quindi io di solito se ho un gatto, che ne so, di 4 kg, comincio con un'unità mattino e unità la sera, e poi sulla base dei successivi controlli valuto come modificare la dose. Nei successivi controlli è fondamentale a ogni controllo valutare bene l'anamnesi, l'esame fisico, effettuare una curva glicemica, perché è il metodo migliore per decidere se la dose insulinica vada aumentata o diminuita. Eventualmente valutare le fruttosamine possono darci un'idea, bisogna fare attenzione perché le fruttosamine sono spesso un indice abbastanza impreciso, ci sono alcuni studi che dimostrano che dobbiamo fidarci sempre il giusto delle fruttosamine, e questo è il protocollo che io solitamente uso, un controllo dopo 1, 2, 3 settimane, 6, 8 settimane, 10-12 settimane e poi ogni 4 mesi. Questo in un animale che risponde bene. Chiaramente se dobbiamo fare degli adattamenti di dose più frequenti, dovremo fare anche rivalutazioni più frequenti. È fondamentale il monitoraggio del glucosio. In questo video vediamo, è uno dei tantissimi esempi. Questo è un proprietario che sta misurando, questo in realtà sono io che sto misurando il glucosio nel polpastrello di questo gatto. Al proprietario insegniamo a prelevare una goccina di sangue per misurare il glucosio negli animali. Quindi usiamo il polpastrello, l'orecchio, possiamo usare nel cane, a volte può essere utile il labbro. È fondamentale spiegare al proprietario come ottenere una goccia di sangue affinché si possa leggere la glicemia. È molto importante che il proprietario impari a casa a fare i monitoraggi del glucosio. Quindi per fare questo monitoraggio che hai commentato della diabete, in che modo la tecnologia ci aiuta nella sua gestione? Ma la tecnologia ci aiuta moltissimo, perché anche nelle persone la tecnologia aiuta, sia per quanto riguarda glucometri sempre più performanti, sempre più piccoli, che richiedono meno quantitativo di sangue, sia per strumenti per il monitoraggio continuo della glicemia. Ce ne sono diversi, molto utilizzati nelle persone. Qui vi mostro un dispositivo che attualmente è molto utilizzato, che è il Flash Glucose Monitoring System, si chiama Freestyle Libre, è dell'Abbott. Nelle persone, questo è costituito da un sensore che è grande come una moneta da 2 euro più o meno, e un lettore. Il sensore nelle persone si mette a livello di braccio, e quando con il lettore ci avviciniamo, questo legge immediatamente il glucosio interstiziale, perché c'è un filamento qui di qualche millimetro che rileva il glucosio nell'interstizio. E quindi in pratica in che modo funziona? Questo microfilamento, che è lungo circa 5 mm, usa il metodo della glucosio-ossidasi e permette, praticamente trasforma quello che è l'ossidazione in un potenziale di azione molto basso, che viene tradotto in un dato numerico che rappresenta il valore del glucosio. E in pratica con questo strumento si possono anche scaricare, si possono visualizzare sia i dati
sul lettore, sia fare un download nel computer e tra l'altro questi dati possono andare in cloud e possono essere visti non solo dal proprietario, ma anche direttamente dal veterinario che può accedere a tutti questi dati. Quindi vedete, questo ad esempio, questo in alto è l'andamento del glucosio di questo animale nell'arco di 24 ore. Vedete, in 24 ore noi siamo in grado di controllare i valori di glucosio. Esiste anche una app che si può scaricare sul cellulare che si può usare al posto del lettore. Quindi la app, col cellulare leggiamo direttamente quello che dice il sensore e la app, tra l'altro, nel cellulare riusciamo a avere dei grafici anche migliori perché la app ci fa vedere un grafico che arriva fino a 500 mg decilitro, mentre quando usiamo il normale lettore, questo legge fino solo a 350 mg decilitro. E tra l'altro c'è un sito, si chiama libreview.com, dove il veterinario può accedere e chiedere al proprietario dell'animale di dargli il permesso di accedere ai propri dati, quindi c'è un username e password, e permette in cloud di visualizzare tutti i dati. Quindi io, ad esempio, dove lavoro, il lunedì spesso controlliamo tutti gli andamenti glicemici dei nostri cani e gatti diabetici che indossano questo sensore. Quindi una tecnologia estremamente utile che permette dei controlli del glucosio che fino a un po' di tempo fa erano impensabili. Abbiamo fatto degli studi proprio a Bologna sulla validazione. Ad esempio, questo è un cane che indossa il freestyle libre. Vediamo, di solito lo rimettiamo qua sul collo e quando avviciniamo il lettore ci dice il glucosio interstiziale immediatamente. E in questo video vediamo ad esempio come applicare, questo è l'applicatore che permette appunto senza dover utilizzare anestesia, sedazione, basta rasare bene la cute, pulirla e si applica il sensore con estrema facilità a questa parte adesiva nella parte sottostante e quindi è molto semplice. In quest'altro video vediamo come si può fare la lettura. In pratica il sensore è stato posizionato da almeno un'ora, a questo punto si può attivare il lettore. E quando avviciniamo il lettore al sensore, questo legge rapidissimamente il glucosio e questo può essere fatto in qualsiasi momento dal proprietario. Se qualcuno volesse vedere dei tutorial su come si mette il lettore sensore, può andare nel sito Facebook di Unità Operativa Endocrinologia Veterinaria dell'Università di Bologna e abbiamo moltissimi video su come si prepara, come si mette il sensore, e anche per i proprietari può essere utile come informazione per capire come fare, ma anche per i proprietari. Si può usare anche nel gatto. Nel gatto non abbiamo ancora studi pubblicati, stiamo per pubblicare a breve uno studio sulla validazione del gatto. Il problema un po' nel gatto è il posizionamento. Inizialmente lo mettevamo nella posizione dorsale del collo, adesso tendiamo a metterlo solitamente un po' laterale. In alcuni gatti dobbiamo un po' ingegnarci, vedete in questo gatto l'abbiamo messo qua a livello del fianco. E qui vi faccio vedere alcuni, qui vedete un gatto in alto a destra nel quale facciamo la misurazione. Nel gatto vi faccio vedere in anteprima questi grafici, nei quali, che sono il Bland-Hallmann plot e il Parseer grid analysis, in pratica quando i valori della metodica di riferimento si avvicinano nel grafico di sinistra a questa linea trasversale, nel grafico sulla destra in questa linea centrale, i puntini sono le misurazioni fatte con il freestyle libre, significa che è un metodo accurato e dobbiamo dire che è un metodo abbastanza accurato nel gatto, si può utilizzare. Il grosso problema nel gatto è che facilmente c'è un distacco del sensore, quindi il sensore sarebbe fatto per durare fino a 14 giorni. In realtà nel gatto quanto dura 4-5 giorni, solitamente siamo contenti perché poi il gatto tende facilmente a staccarlo. Ultima frontiera della tecnologia, adesso esistono anche dei microchip, questo è l'Eversense XL, questo piccolo microchip che viene messo sotto cute, c'è poi un rilevatore che è questo nero che viene messo sopra la cute e poi viene letto tutto con il cellulare, viene messo in cloud. Questo è il primo cane a cui abbiamo impiantato l'Eversense, questo cane per 6 mesi è stato monitorato, in realtà in questo cane avevamo sia l'Eversense che il Freestyle. E continuavamo a controllare il glucosio. Tanto per darvi un'idea, queste sono
se le curve glicemiche di una settimana, ogni colore è la curva del glucosio di questo animale. Capiamo bene quante informazioni riusciamo ad avere con questi metodi di monitoraggio senza dover bucare l'animale. Quindi sono metodiche essenzialmente fantastiche. Purtroppo l'Eversense ha ancora dei costi abbastanza proibitivi, perché a differenza del Freestyle che costa meno di 60 euro, questo costa circa 3.000 euro, ancora non è molto applicabile nella routine quotidiana, ma fra qualche anno sicuramente i prezzi scenderanno e potremo usare queste metodiche anche routinariamente. Fino adesso abbiamo parlato del diabete mellito, ma oltre a questa malattia ci hai parlato prima pure di altre malattie endocrine, ovvero l'ipotiroidismo. Quindi in che modo è associato questo ipotiroidismo all'obesità, questa malattia all'obesità? Allora, un'altra email che ricevo spessissimo è questa. Ciao Federico, questo cane presenta solo obesità. Abbiamo testato i tiroidei molte volte e sono sempre risultati nella norma. Finalmente li abbiamo trovati alterati. Quanta levotiroxina devo dargli? Allora, bisogna sapere che l'ipotiroidismo è la malattia più sovradiagnosticata che noi abbiamo. Nel senso, tantissimi veterinari sbagliano la diagnosi di ipotiroidismo. Perché questo? Perché ci sono mille le condizioni che possono determinare un calo del T4 banalmente, ma anche del Free T4. E quindi se noi in un animale costantemente misuriamo diverse volte il T4, in qualche occasione potremmo trovarlo basso. Ma ricordiamoci due aspetti. Ovvio che quando pensiamo all'obesità e a una malattia endocrina, al primo posto pensiamo all'ipotiroidismo, perché in effetti fra i segni clinici dell'ipotiroidismo c'è proprio l'aumento di peso. Se vi posso dire, nella mia esperienza, i cani drammaticamente obesi, come ad esempio questo Cocker Spaniel che aveva un BCS di 9 su 9, non sono quasi mai ipotiroidei, perché l'ipotiroidismo è vero, può dare obesità, ma dà anche tante altre problematiche, dermatopatie ed altro, eh? Quindi attenzione, adesso vi dico solo qualcosa sulla diagnosi, perché mi capita di vedere tantissimi cani che assumono levotiroxina e non ne hanno bisogno. Vedete, questo era il profilo tiroideo di questo cane. TSH normale, e già qua c'è qualcosa che non torna. Noi sappiamo che circa il 70% dei cani ipotiroidei ha un aumento del TSH. È vero, un 30% ha un TSH normale, però si entra un po' nell'improbabilità quando il TSH è normale. Altro aspetto, se vedete il T4 è un po' diminuito e il Free T4 un po' diminuito, anche qua ricordiamoci che quasi sempre i cani ipotiroidei sintomatici hanno valori di ormoni tiroidei indosabili, non leggermente al di sopra della norma. Quindi continuiamo a parlare dell'ipotiroidismo. Quali sono le sue caratteristiche? Ma allora, l'ipotiroidismo è una malattia essenzialmente primaria, colpisce la tiroide. È un ipotiroidismo, nella stragrande maggioranza dei casi, primario. Cioè la tiroide smette di funzionare. Perché? Circa un 50%, se facciamo l'istopatologia, vediamo degli infiltrati linfoplasmocellulari che appunto infiltrano la ghiandola, nell'altra metà una cosiddetta atrofia idiopatica, la tiroide viene sostituita da tessuto fibroso, adipociti, e probabilmente l'atrofia idiopatica è l'esito finale di una tiroidite linfoplasmocellulare, cioè una malattia appunto autoimmune. E quello che noi dobbiamo ricordare è che la sintomatologia è molto importante. Ad esempio, spesso mi sento dire: ho diagnosticato l'ipotiroidismo in un cane senza segni dermatologici. Ricordiamoci che le dermatopatie, che possono essere varie, alopecie simmetriche bilaterali, coda di topo, pelo spezzato, canna nasale alopecica iperpigmentata, sono presenti in base agli studi dal 50 all'80%. Cioè, ricordiamoci che non è così frequente vedere un cane ipotiroideo senza segni dermatologici, quindi ricordiamocelo questo. E qua alcuni esempi: questo diradamento del pelo simmetrico bilaterale, un po' di tendenza all'aumento di peso. Questo cane ha una marcata forfora. Questo cane soffriva anche di galattorrea, che è uno dei problemi della produzione di latte in alcuni cani ipotiroidei. In alcuni prevale effettivamente l'aumento di peso, ma anche questa facies, chiamata facies tragica mix edematosa, che è una delle caratteristiche dei cani con l'ipotiroidismo.
Questo setter aveva la cosiddetta coda di topo, vedete la coda alopecica, e se andiamo a vedere le porzioni ventrali dell'addome, una perdita completa del pelo con aree di iperpigmentazione. Spesso il pelo nell'ipotiroidismo si spezza nelle aree di maggior frizione. Questo cane era portato per astenia, tendenza all'aumento di peso, vedete però come anche il pelo è molto secco, brutto, opaco, e anche questa facies tragica, triste, con una caratteristica che spesso si vede nei Labrador e nei Beagle, questa alopecia della canna nasale con iperpigmentazione della stessa. Questo aspetto, questa facies è molto molto suggestiva di ipotiroidismo. Quindi questa è una review di Carmen Mooney dove vengono riportati i segni metabolici presenti circa nell'84%, quindi letargia, l'aumento di peso, vedete, c'è nel 40-47% dei casi, e ricordiamoci che le anomalie dermatologiche sono molto frequenti, è 60-80%, quindi quando non abbiamo i segni dermatologici, attenzione che sì, potrebbe ancora essere ipotiroideo, ma non è così detto. E ricordiamo le alterazioni biochimiche. L'ipercolesterolemia è fondamentale, più del 75% dei casi ipotiroidei è ipercortisolemico. Una recente valutazione che abbiamo fatto nella clinica dove lavoro, abbiamo visto che in realtà aveva un dato addirittura del 90%, e spesso il colesterolo è altissimo, un'ipercolesterolemia marcatissima, iperlipemia, ipertrigliceridemia, iponatremia e aumento delle fruttosamine sono altre caratteristiche di questa patologia. E all'esame emocromocitometrico quello che possiamo notare una anemia non rigenerativa, che solitamente si osserva nel 30-40% dei casi. Questi sono aspetti estremamente importanti perché ovviamente la diagnosi si deve basare soprattutto sulla valutazione del segnalamento. L'ipotiroidismo spesso viene a cani di mezza età, 5, 6, 7, 8, 9 anni, gli esami, la clinica, quindi soprattutto la dermatopatia, l'aumento di peso, l'astenia e gli aspetti laboratoristici. Questi sono importantissimi. E poi si va per fare diagnosi, dobbiamo ovviamente misurare gli ormoni, quindi se la tiroide smette di funzionare, gli ormoni tiroidei, il T4, il T3, il FLT4, calano e siccome viene a mancare un feedback negativo, il TSH tende ad aumentare. Quindi diciamo che il classico cane, il classico pannello da cane ipotiroideo è caratterizzato da un basso T4, da un basso FLT4 e da un alto TSH. Quindi uno direbbe, beh, semplice questo ipotiroidismo, ho dei segni clinici, ho delle alterazioni lavoratoristiche di base e ho del T4 basso e TSH alto. Beh, non è così semplice, non è così semplice. Ci hai detto prima, Federico, che l'ipotiroidismo è una malattia sovradiagnosticata, ma come mai è così? Esattamente. Perché c'è la cosiddetta euthyroid six syndrome, detta anche non-thyroidal illness. Che cos'è? Una serie di problematiche, di malattie lievi, moderate, severe, soprattutto se gravi, abbassano gli ormoni tiroidei. Vedete, il T4, ad esempio, una malattia moderata o grave, cala in modo anche importante. Lo stesso vale per il FLT4. Quindi, in pratica, un cane malato ha un calo dei tiroidei e a volte un calo del TSH e nella fase di recupero un aumento del TSH, nella fase di guarigione un aumento del TSH. Quindi se ci mettiamo a fare gli ormoni tiroidei, un animale che è malato, che è vecchio, che ne so, ha un'artrosi, che ha un linfoma, che ha una nefropatia, che ha una sindrome di Cushing, è facilissimo trovare il pannello tiroideo alterato. Abbassamento degli ormoni tiroidei in qualche condizione anche aumento del TSH. Altro problema sono i farmaci. Molti farmaci alterano il profilo tiroideo, soprattutto il fenobarbitale, i cortisonici e i sulfamidici sono estremamente problematici. Un cane che fa fenobarbitale può avere un calo dei tiroidei e a volte anche un aumento del TSH solo perché sta assumendo il fenobarbitale e non perché ha l'ipotiroidismo. Quindi capiamo quanto sia difficile interpretare un pannello tiroideo se sappiamo che tante malattie abbassano i tiroidei, che tanti farmaci abbassano gli ormoni tiroidei. Quindi per questo motivo, spessissimo un cane anziano si vede un po' astenico, può essere qualsiasi cosa, gli viene misurato un T4, viene trovato basso e viene scambiato per ipotiroideo. Ma quelli non sono cani ipotiroidei e non necessitano di ormoni tiroidei, anzi è meglio che gli ormoni tiroidei in questi animali non vengano dati.
E quindi come facciamo a diagnosticare con certezza l'ipotiroidismo? Abbiamo dei metodi precisi che possiamo usare? Allora sì, ce li abbiamo, un metodo della scintigrafia che però è poco diffusa, si effettua la scintigrafia della tiroide, è un ottimo metodo. Uno dei gold standard per la diagnosi è il test di stimolazione con TSH, è considerato il gold standard. Si iniettano 75 microgrammi di TSH e si misura il T4 prima e 6 ore dopo. In pratica stimoliamo la ghiandola tiroide e vediamo quanto questa risponde. Questo è uno studio di Boretti, Fristas Boretti dall'Università di Zurigo, dove sulla sinistra vediamo i cani ipotiroidei, dove vediamo che il T4 prima e 6 ore dopo rimane bassissimo, dei cani sani, dove il T4 post-stimolazione diventa molto alto, e dei cani borderline, dei cani malati, dove il T4 aumenta, ma non come nei cani sani, ma neanche a zero come nei cani veramente ipotiroidei. Purtroppo questo è un test costoso e il Tyrogen, il farmaco che si utilizza per questo tipo di problema, non è facilissimo da trovare. E quindi io quello che consiglio, se possiamo fare questo test nei casi dubbi, facciamolo. Se non possiamo farlo, il mio consiglio è sempre questo. Devo capire se un cane abbia l'ipotiroidismo oppure no, perché magari il T4 è basso, ma il TSH è normale. Il mio consiglio è sempre questo. Mi faccio delle domande, mi chiedo, il segnalamento è compatibile? È un cane di 4, 5, 6, 7 anni, quindi possibile? Sì, se la risposta è no, se è un cane anziano non è così tanto probabile. Poi mi chiedo, i segni clinici sono compatibili alla dermatopatia, l'astenia, l'aumento di peso? Se la risposta è sì, c'è la dermatopatia, ad esempio un segno caratteristico, la coda di topo, va bene. Se è solo astenico, dico, non lo so. Poi mi chiedo, gli esami laboratoristici di base, c'è l'anemia, c'è l'ipercolesterolemia marcata, anche qua, sì o no? Se la risposta è sì, probabilmente c'è l'ipotiroidismo, se no, probabilmente no. E poi mi chiedo se il T4 è veramente indosabile, così. Diciamo che mettendo assieme tutte queste mie domande, se la maggior parte di queste domande che mi faccio sull'ipotiroidismo è no, se, che ne so, è un cane anziano che ha solo astenia e non ha ipercolesterolemia, la probabilità che sia ipotiroidismo è molto bassa. Ad esempio, ho fatto una piccola statistica su una casistica interna. Abbiamo guardato circa 100 cani ipotiroidei, abbiamo visto che i cani che hanno il TSH normale, il colesterolo normale, ipotiroidei sono meno del 5%. Quindi quando ho la combinazione colesterolo normale e TSH normale, la probabilità che sia veramente ipotiroideo è bassa. Per fortuna la terapia è molto semplice, esistono due farmaci registrati in Italia per l'ipotiroidismo, il canitroido, la formulazione liquida di Leventa, è sempre levotiroxina, e questa è una terapia che dà, quando facciamo la diagnosi in modo corretto, dà dei risultati ottimali. Questo era un cane che aveva un problema di obesità, si muoveva a fatica, e il proprietario diceva: il mio cane aveva il pelo tutto bello lucido e nero come quello della testa. Adesso vedete, è opaco, diradato, spezzato, brutto. Questo era un vero ipotiroideo. E ecco che vi mostro la foto del cane dopo un anno di terapia. Il cane ha perso peso, ma non solo ha perso peso, il pelo è diventato lucido, il cane è diventato molto più vivace, molto più attivo. Quando diagnostichiamo in modo corretto la patologia, la risposta solitamente è veramente ottimale. E con questo ho concluso e vi ringrazio e se ci sono domande sono a disposizione. Questa immagine finale è molto bella. Grazie per questa relazione, Federico, e per la tua collaborazione con noi. Grazie a te, grazie a voi e sono a E sono arrivate disposizione. le domande, quindi se sei pronto, iniziamo subito a risponderle. Bene. Quindi prima di iniziare con le domande, Federico, vi ricordo che qua sotto nella descrizione di questo video, come sempre, troverete la presentazione realizzata dal dottore e potete scaricarla gratuitamente una volta finiamo la relazione. Quindi la prima domanda, Federico, sarebbe quanto è determinante il ruolo della grelina e della leptina? Possono essere controllate questi ormoni?
Ma diciamo che nello sviluppo dell'obesità ovviamente grelina e leptina hanno un ruolo importante. Noi sappiamo che la grelina è quell'ormone prodotto dallo stomaco che promuove l'appetito, cioè quando abbiamo fame abbiamo alti livelli di grelina e quindi diciamo che avere un farmaco che potenzialmente sopprime la grelina potrebbe essere positivo. Viceversa, la leptina è prodotta dagli adipociti e la leptina è quell'ormone invece che promuove il senso di sazietà. E la leptina effettivamente è influenzata da vari ormoni, uno di questi è proprio l'insulina, che regola i livelli di leptina. Noi sappiamo che nel postprandiale, quando si alzano i livelli di insulina, la leptina aumenta e dà questo senso di sazietà. Quindi diciamo che grelina e leptina senza dubbio hanno un ruolo importante nel senso soprattutto di appetito dell'animale. Diciamo che in passato qualche casa farmaceutica un po' ci ha provato nel cercare di ottenere un farmaco che vada a regolare queste sostanze, in realtà senza grossissimi successi. Quindi ad oggi non abbiamo molto margine d'azione per lavorare su queste, per contrastare l'obesità. Adesso parliamo del Cushing. Per quanto riguarda il Cushing, in quali casi potrebbe essere alternativa la valutazione del cortisolo pre-Vetoril all'adrenalectomia o la ipofisectomia? Ok, ma più che alternativa, diciamo che il cortisolo pre-Vetoril è un metodo di monitoraggio, mentre l'ipofisectomia e l'adrenalectomia sono delle tecniche terapeutiche. Quindi diciamo che più che il cortisolo pre-Vetoril è il trilostano in generale, perché non possiamo confrontare ovviamente un monitoraggio con una terapia. Diciamo che il trilostano, il Vetoril, è raccomandato in tutte le forme ipofisarie, soprattutto se l'adenoma non è di grosse dimensioni. Quindi in un macroadenoma senza dubbio il Vetoril è la terapia d'elezione perché ha un'efficacia molto molto alta, che supera l'85%. Se ha un Cushing surrenalico, senza dubbio meglio la surrenalettomia, anche se il Vetoril comunque ha una sua efficacia. Se è un macroadenoma ipofisario o c'è la paura che l'adenoma cresca, ipofisectomia o radioterapia sono senza dubbio le scelte terapeutiche più appropriate. Ok, continuiamo a parlare del Cushing. Adesso ci chiedono, in base alla tua esperienza, Federico, cosa ci potresti dire sul test di soppressione con desametazone a base d'osi? Ma allora, la domanda che ricevo spesso è quale sia il miglior test per diagnosticare la sindrome di Cushing nel cane. La risposta è il test di soppressione con desametasone a basse dosi, cioè se parliamo del miglior singolo test, questo. Ma un concetto che deve assolutamente essere, deve passare, essere ben chiaro, è che ha dei limiti, è il migliore, ma come tutti i test hanno dei grossi limiti, anche il test di soppressione ha dei grossi limiti. Quindi esistono dei falsi positivi e dei falsi negativi anche con questo test. Quindi la diagnosi di sindrome di Cushing non è mai un test, ma è sempre mettere assieme è un puzzle di elementi tra il segnalamento, l'anamnesi, quindi i segni clinici, la diagnostica di laboratorio di base, quindi emocromo, biochimico e soprattutto esame delle urine, che è sempre importantissimo in questi casi, diagnostica per immagini, ecografia addominale, TAC, quel che c'è, e test endocrini. Io di solito, pur considerando il test di soppressione con desametasone il singolo miglior test per diagnosticare la sindrome di Cushing, lo abbino quasi sempre almeno a un altro test endocrino. Io di solito faccio sempre sia il test di soppressione con desametasone che il test di stimolazione con ACTH, e perché questo aumenta notevolmente la forza diagnostica del tutto. Ti faccio pure un'altra domanda, l'ultima. Ci potresti parlare dei fattori che predispongono alla remissione del diabete nel gatto? Ma allora sì, questo è un argomento importante perché la domanda sempre quando iniziamo a trattare un gatto diabetico è: andrà in remissione, cioè il diabete potrà sparire oppure no? E tanti ricercatori si sono concentrati su questo aspetto perché ovviamente è un dato molto molto importante. E se guardiamo gli studi, intanto sono molto molto diversi. Uno studio fatto nelle First Opinion Practice in Inghilterra ha detto che vanno in remissione circa il 13% dei casi. In alcuni studi fatti in centri di referenza si è arrivati a oltre il 60%.
Probabilmente gestendo bene il gatto si arriva a un 30-40%, è la reale percentuale di remissione quando agiamo adeguatamente con la dieta, con l'insulina. Quali sono i fattori predisponenti? Sicuramente il gatto obeso che perde peso ha una aumentata probabilità di andare in remissione. Questo è il fattore più forte di tutti, quindi è uno degli aspetti dove è veramente importante cercare di controllare il sovrappeso nel gatto. E questo sembra essere il fattore più forte di tutti come prognostico. Poi ce ne sono degli altri, si è visto, però gli studi sono un po' contrastanti. C'è uno studio che ha visto che i gatti che arrivano in chetoacidosi e la superano sono più predisposti ad andare in remissione. I gatti che hanno sviluppato il diabete in seguito alla somministrazione di corticosteroidi, beh sì, anche questi, quando si sospendono i cortisonici, sono più predisposti ad andare in remissione. O animali, comunque gatti, che hanno una patologia sottostante che chiaramente predispone al diabete mellito e magari riusciamo a contrastare la patologia sottostante. Grazie Federico, dobbiamo finire qua la missione di oggi, ma grazie mille per la tua collaborazione. Grazie a tutti, buonasera. A tutti voi, ancora una volta mi auguro che questo webinar vi sia piaciuto. Come sempre, grazie per la vostra partecipazione. Se vi è piaciuto e vi è sembrato interessante, lasciateci un bel commento, un bel like. Detto questo, vi aspettiamo il 9 dicembre con Chiara Noli, con cui parleremo di dermatologia veterinaria. Grazie ancora una volta Federico e grazie a tutti voi per la vostra attenzione. A prestissimo!